Ha solo 22 anni, ma conta già migliaia di fans e si definisce uno scimmiato di videogames. Amy Schilla è oggi ospite di Game Soul per parlarci della sua passione per la musica e per i videogiochi. Allora, Amis, sono pochi i ragazzi che così giovani raggiungono i loro sogni di popolarità. Ma quando una passione diventa il tuo lavoro, che cosa succede? Si continua ad amare come prima o perde un po' della sua magia? No, si continua comunque ad amarla, però devi togliere spazio a quelle che sono tutti i tuoi sfizi e darne magari a degli impegni invece lavorativi che non riguardano semplicemente la voglia che hai tu di fare, in ogni caso, la musica. Io faccio tuttora la musica che mi piace, la faccio tuttora come voglio, però per esempio adesso ho delle tempistiche da rispettare, non posso prendere le cose alla leggera o farle quando mi va, devo rispettare dei tempi, delle scadenze e certi canoni che non sono necessariamente inerenti alla musica stessa, ma appunto all'approccio che hai qua nel percorso alla gente. Tempi e scadenze, quindi. Ma il tempo per i videogiochi lo trovi ancora? Sì, tanto sì, quando sono a casa, specialmente quando sono ammalato, ogni tanto gioco. Non più come una volta, comunque, perché ho meno entusiasmo nel giocare rispetto a quando ero ancora più sbarbato di ora, però sì, ancora mi piace giocare ai videogame. Quali sono i tuoi titoli preferiti? Secondo me il videogame per antonomasia è Metal Gear, e infatti ci sono parecchie citazioni anche nelle mie canzoni, ogni tanto ci sono delle sfumature di quel videogioco che vengono fuori in qualche rima, perché mi è piaciuto particolarmente, però ce ne sono tanti altri, c'è Final Fantasy, che è un altro evergreen, diciamo, da sempre, c'è Call of Duty. C'è chi dice che la colonna sonora in un gioco è fondamentale. Tu cosa ne pensi? Ha davvero questa importanza? Penso che sì, come nei film, è importante perché comunque aiuta a ricreare un'atmosfera ben precisa e quindi a tirarti ancora più in mezzo nel momento in cui stai giocando. Però se un gioco è bello comunque anche senza la colonna sonora. Voglio dire, io quando ero ragazzino e non volevo svegliare mia mamma, mettevo l'audio muto alla televisione e giocavo comunque. A volte però aiuta anche l'audio. Tra una tappa e l'altra del tour che ti sta portando in giro per l'Italia, sei stato e sarai protagonista di una serie di eventi in store. Cosa si prova a vedere il proprio CD in versione speciale, in vendita tra un GTA e un Resident Evil? Non so come spiegarmi, nel senso, io comunque da GameStop ci andavo quando ero ragazzino appunto a comprare i videogiochi, quindi andarci ora a distanza di anni a comprarci il mio disco mi fa un certo effetto, ovviamente. Dicono che il letto, ascolti e mi scrivi.